C'era una volta un contadino cinese il cui cavallo era scappato. Tutti i vicini corsero da lui dicendo: «È una cosa terribile!» Il contadino rispose: «Vedremo!» Il giorno successivo il cavallo tornò portandosi dietro 7 cavalli selvaggi e quella sera tutti i vicini tornarono da lui esclamando: «Che fortuna!» Il contadino disse: «Vedremo!» Il giorno dopo suo figlio cercò di cavalcare uno dei cavalli selvaggi, ma cadde e si ruppe una gamba. Al che tutti esclamarono: «Che sfortuna!» Ma ancora una volta il contadino rispose: «Vedremo!» Il giorno seguente il consiglio dell'esercito si presentò per arruolare nuove reclute e il figlio venne lasciato a casa per via della gamba rotta. Ancora una volta i vicini corsero a commentare: «Non è fantastico!» Ma di nuovo il contadino rispose: «Vedremo!» Qualcuno di a me molto caro un giorno mi disse: «Cici, ogni volta che sei convinta di aver raggiunto la vetta, stai già discendendo. E ogni volta che sei convinta di aver toccato il fondo, stai già risalendo. E allora perché non proviamo solo per oggi a lasciare andare il giudizio di quello che ci accade? Smettiamo di etichettarlo come giusto o sbagliato. Cosa credi potrebbe succedere nella tua vita? Condividilo nei commenti qui sotto, perché come sempre non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme».Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Muah.